allora si parte, questa è Zenit Gran Amica, la giocata per Carapici, posta Carapici, attenzione Carapici, c'è subito la parata di Brunelli. Per Rosi, uno contro uno con Melli, la mette Rosi e Chiaramonti se lo divora. Ganzaroli che va uno contro uno con Bagni, attenzione a Ganzaroli, passa Ganzaroli, ancora Ganzaroli, la rimette all'interno dell'area, arriva da dietro con la maglia numero 8, ancora il Gran Amica con la conclusione, la parata di Brunelli, la conclusione di Frignani che è andato vicinissimo al gol del vantaggio. Ancora l'attacco della formazione del Gran Amica, palla all'interno dell'area, c'è la mischia, ancora la conclusione, la parata di Brunelli sul tiro di Catozzo. A liberare da parte di Tomatis, poi c'è Rosi, Falteri, passa Falteri, Falteri! Falteri! È tornato Falteri, è 1-0 per la Zenit, l'ha stampata lì, dove il portiere Farinella non poteva arrivare. E allora la Zenit ipoteca il passaggio del turno grazie al gol al 20° minuto di Falteri. C'è ancora Falteri, il tocco è dentro, la posizione è regolare, va ancora Falteri dietro, qua sì, conclusione, Farinella, Farinella è riuscito a disinnescare, a cercare Ganzaroli, c'è la su di lui, attenzione a Ganzaroli che è al baricentro basso, quindi va a ricercare il destro, lo trova Ganzaroli, rete, Ganzaroli rete, Ganzaroli rete, ha pareggiato il Gran Amica con Ganzaroli al minuto 26. Frignani dentro, Carapici, attenzione a un brutto cliente, Carapici, conclusione, palla che attraversa tutta la linea e rimane in campo addirittura, la palla è per Lunghi, va da Chiaramonti, Farinella riesce a intervenire con una grande parata. Si riparte, questo è il secondo tempo della partita tra la Zenit Prato e il Gran Amica. All'interno dell'area, ancora Rosi, arriva Lunghi, eccolo servito. Lunghi va da Quassi, Quassi, conclusione, palla fuori, palla fuori. Thomas, Zach, Quassi. Castiello, passa Castiello, ancora Castiello, Castiello, Falteri, Falteri, Farinella, che grande parata di Farinella. Sì, è un po' lungo il pallone, lo rimette Chiaramonti, Falteri, mamma mia, mamma mia, mamma mia, una rete straordinaria da parte di Falteri, ha fatto un gol semplicemente straordinario, tutti in piedi per Falteri, è 2-1 per la Zenit, un gol bellissimo del centravanti della Zenit al minuto 10, il cross di Chiaramonti e Falteri è andato in cielo e ha realizzato il gol del 2-1, che ancora quasi la può andare a innestare per Falteri, 3-1, Falteri la rimette e arriva Rosi che non riesce a intervenire, pallone fuori. La battuta di Carapici che calcia male, ancora Carapici, Brunelli c'è e riesce a disinnescare. Parte Lunghi, conclusione, palla alta di poco, Lunghi, Falteri, c'è Fugacci su di lui, ancora Falteri, Falteri, il tocco dentro, la palla per Braccesi, palo, palo di Braccesi. Raggiungimento di un traguardo storico. La palla adesso è per questa conclusione, la palla in rete, la palla in rete, ha segnato Catozzo, Catozzo 2-2, Catozzo 2-2 e finisce qua, la Zenit passa il turno e quindi accede alla finalissima per il salto in Serie D, 2-2 questa gara con il Gran Amica. È un risultato che consente alla formazione di Simone Settesoldi di stappare il pass per la finalissima per la Serie D. Un risultato davvero straordinario. Non è inaspettata perché è due anni che
insomma siamo un po' a vertici, anche se in campionato si balbette un po' con i quarti, quinti posti, però poi ci si fa trovare pronti, quindi ci siamo. Adesso questa finalissima per cercare di realizzare quello che non è un sogno, è di più. No, sì, sicuramente è di più. Sicuramente pensare alla Serie D vuol dire anche forse essere in un posto non proprio adatto a noi, però insomma, visto le squadre che ci sono, però è la terza volta che si arriva qui e bisogna provarci. Se ci si fa, ci si prova. Questo Gran Amica oggi è stata una formazione che vi ha comunque impensierito, però nella doppia sfida avete dimostrato di essere più forti. Sì, forse non l'abbiamo presa sotto gamba, abbiamo fatto un'altra partita oggi e loro sono stati bravi a metterci in difficoltà. Detto questo, dai, nell'arco delle due partite va bene così, insomma, il risultato è quello giusto. Se la Zenit chiama, il pubblico risponde. Quest'oggi Bruno Chiavacci sold out. Sì, però forse non è all'altezza di una categoria superiore, si è durato fatica, vediamo, dai, insomma, oggi è stato bello, insomma, mai come oggi si è avuta così tanta gente, se non nell'amichevole con il Prato di un paio d'anni fa o tre anni fa, e va bene così, bello, bello, molto bello. Era preventivabile che loro partissero forte, infatti ci hanno creato qualche grattacapo, però noi abbiamo sempre controbattuto, eravamo pronti a fare queste ripartenze, a essere pronti a poter ribattere le loro occasioni. Il primo tempo poi è finito in questa maniera, con un gol per parte, e poi però il secondo tempo abbiamo gestita bene la partita, anche perché loro sono un po' crollati, come era giusto e logico che fosse, perché hanno fatto un grande primo tempo come intensità, e quindi bravi ragazzi, dispiace per il gol all'ultimo secondo, però vabbè. Adesso l'appuntamento con la storia, perché la Zenit Prato non ha mai giocato la finalissima per l'accesso a Serie D, che è lì, a portata di mano. La storia è lì, bisogna scriverla la storia, perché poi alla fine quando ho un gruppo di ragazzi come i miei fantastici che lavora ancora come i primi giorni, con grande intensità, grande valore, io posso essere solo contento, la società ci supporta in tutto e per tutto, quindi l'importante è che noi, mi dico sempre, staff, sbagliamo il meno possibile e poi andiamo a giocarci questa partita con delle squadre sulla carta proibitive, perché sono squadre di Serie D attrezzate che fanno un anno su, un anno giù, spendendo tre volte, quattro volte il budget della Zenit, però noi andiamo là con la nostra serenità, con la nostra tranquillità e vediamo quello che succede. Ha ritrovato Falteri, che ha sostituito alla grande Ciravegna, doppietta, può essere il giocatore in più in questo finale? È tanto, l'aspettavo. Falteri è un ragazzo che io adoro e purtroppo ha avuto questi problemi quest'anno, ora si è ripreso e sono convinto che comunque sarà una grande arma in più per la Zenit in questa finale che faremo appunto a livello nazionale. Non mi rammarico di niente, perché è giusto così, c'è solo da fare i complimenti al Prato e fare i complimenti anche ai miei ragazzi che sono tanto giovani, hanno dato l'anima e niente, sono orgoglioso di loro, quindi non potevo chiedere di più, ecco. Una squadra molto giovane con tanti ragazzi interessanti, avete provato a gettare il cuore oltre l'ostacolo, ma tecnicamente la Zenit ha mostrato qualcosa di più. No, concordo, ha meritato nelle due partite, ha meritato tantissimo. Noi veniamo anche da dei problemi societari, infatti penso che in un mese, se abbiamo fatto 5 allenamenti, sono tanti, quindi non posso recriminare niente i miei ragazzi che nonostante tutto anche oggi hanno dato il massimo. Ecco. Quindi un piccolo miracolo sportivo vista la situazione. Sì, diciamo di sì, siamo partiti per salvarci e oggi siamo qua, quindi c'è solo da fare i complimenti.